Buongiorno amici, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è un buongiorno differente, perché mi sono appena alzata e ovviamente come prima cosa mi devo spelacchiare dai vari peli dei cagnolini. Tra l'altro mi fa male tutto oggi perché ieri ho ricominciato ad andare in palestra. Il peso del tutto, nel vero senso della parola, si fa sentire. Comunque oggi ho un po' di cose da fare, quindi verrete con me, tra cui altra seduta di rimozione laser dei tatuaggi. Non sono pronta perché l'ultima volta vi ricordate, no? Come ero rimasta, mi erano uscite tutte le bolle d'acqua. Sarà molto interessante. Effettivamente ha funzionato l'altra volta, quindi staremo a vedere questa volta cosa succederà. Detto ciò, comunque, visto che è già tardi, andiamo a fare colazione e vi faccio vedere come faccio il porridge. Mamma mia, che sole oggi! Che bella giornata, ora si spalmerà a prendere il sole probabilmente. Stiracchiamento, dà fastidio a Gwenda. Sempre le stesse cose, sei prevedibile. Wow, guardate che cielo limpido! Ed ecco com'è finita. Lo sapevo che si spalmava per terra. Che ti stai rotolando come un polletto? La panzetta si brucia così, eh? Tu prendi il sole anche tu? Mammina, vai a fare colazione, ok? Vi faccio vedere. Allora, uso questi fiocchi d'avena qui, che sono quelli del Lidl. Sono i più buoni. Poi cioccolato fondente e banana. E io ci metto anche le noci pecan. Quindi in una ciotola metto i fiocchi d'avena, metà latte e metà acqua fino a coprire, così per intenderci in questo modo. E poi lo mettete nel microonde per tipo 2/3 minuti. E intanto lasciamo andare. Poi tazza dei cookie e poi scaldo anche il latte. Una volta che è della consistenza che vi piace, io ad esempio lo lascio un po' così cremoso, ci metto un dadito di cioccolata e ho tagliato anche la banana. Tornata in macchina, non potete capire, fa caldissimo. Però non potevo andare a maniche corte perché poi con tutta la fascia dura in metro, insomma, non mi andava. Anziché stavolta non mi sono fatta dare il guanto, perché ovviamente io facendo il laser anche sulle mani sono stata attenta a non toccare i mezzi, eccetera. Che neanche posso passarmi la mucchina, giustamente. Quindi sto tipo così. Non so adesso come toccherò il volante della mia macchina perché ogni volta lo disinfetto, lo coso. Vabbè. Fatto sta che ce l'ho fatta. Tornata alla macchina e sento già il mio braccio che si sta gonfiando. Quindi vado a, prima di tutto in farmacia. Le compresse che ho usato anche l'altra volta, che sono quelle del Siben, che sarebbe una pasticca drenante per, sì, appunto, cercare di sgonfiare. Quindi prenderò quelle. Non mi ricordo se ho ancora la crema, ma credo di sì, il Gentalin e la crema quella all'argento vivo per ricostituire lo strato di pelle. E già sono sicura, il braccio mi si è gonfiato da morire perché a parte sento la pressione, sapete, no? Quando sentite quella sorta di. E poi lo vedo dalle mani perché, appunto, ripeto, avendo fatto le mani, qua già si vede che addirittura sono già uscite le bolle d'acqua. Però confidente del fatto che, se è come l'altra volta, insomma, funzionerà, quindi avrà avuto un senso fare tutto ciò. Qui appunto c'ho tutta la mia garzina. Ogni volta sembra che sono uscita, non lo so, da un centro di ricovero. Già stasera cominceremo a vedere le prime bolle d'acqua, perché ripeto, già ce l'ho qua sul dito. Poi andranno scoppiate. E poi mi ha detto puoi anche non scoppiarle, solo che a me fanno troppo schifo, troppo senso, quindi devo farlo per forza. Adesso invece mi sono portata questo pacchetto che devo spedire, quindi vado a portare questo. Quindi let's go, andiamo a fare queste cose. Mi sono appena tolta la felpa, quindi vi faccio vedere un po' il risultato del tutto. Non sono tanto preoccupata per i tatuaggi neri perché hanno una reazione differente rispetto a quelli a colori, che ovviamente ci ripassa due volte con il laser, perché prima fa il laser specifico per i colori, principalmente per il giallo, questi colori un po' più difficili, e poi passa quello per il nero, quindi è come se battesse due volte sulla stessa parte. Ovviamente io avendo poi la pelle super sensibile. Detto ciò, se vi fa schifo il sangue o secrezioni o cose strane, skippate questa parte di almeno, non lo so, 30 secondi. Allora, questo è il gonfiore, che penso si noti. E qui, dove appunto ho i tatuaggi, quelli colorati, in realtà il terzo no, soltanto questi due, mi è proprio uscita tutta la roba. Quindi adesso, prima di tutto, per togliere la garza, la devo bagnare perché sarà tipo appiccicata. Qui invece, come vedete, non c'è niente. Questa la tolgo subito e, come vedete, viene via facile il pezzo. È soltanto
molto rosso qui vicino al gomito, mi ha fatto, ripeto, non è male perché non è un dolore quello che sentite, ma è proprio un bruciore molto forte, quasi pizzicore, però così tanto fastidioso che vi vorrebbe dire basta, però in realtà non fa male. Forse la parte in cui mi ha fatto più male, che forse posso dire che quello sia dolore, è questo dito del cavolo. Non potete capire, non potete capire, è stato mezzo secondo, ma l'ho sentito tutto a pieno proprio. Oggi è stata veramente provante, devo dire, però va bene ragazzi, cioè questo è, ogni volta che penso ma chi me l'ha fatto fare, non posso che dare la colpa a me stessa, quindi va bene così. Tra l'altro fino a qualche tempo fa non ero così, ma sarà stata la quarantena, sarà stato il rivalutare il tutto costantemente, giorno dopo giorno, mi ha fatto proprio cambiare il modo di vedere le cose. Prima ero molto tipo vorrei fare questa cosa, posso farla anche tra qualche tempo, non c'è bisogno che la faccia proprio subito. Invece questi anni, queste situazioni mi hanno cominciato invece a far pensare più, cioè questa cosa la puoi fare ora, perché non farla ora? Falla. E questa è la mia filosofia di vita in questi ultimi anni praticamente. E infatti quando sono tornata adesso dal viaggio, i miei mi hanno detto che mentre ero via è successo una cosa, insomma è venuta a mancare una persona che è un'amica di famiglia, insomma che conosciamo, e che il tutto è successo in una settimana, cioè in pochi giorni. Una persona vive la sua vita tranquillamente e la settimana dopo non c'è più. Tutto ciò non vi fa tipo esplodere la testa e vi fa pensare quanto sia instabile il tutto? E da una parte mi preoccupa, perché veramente tutto può finire da un momento all'altro. So che è un discorso pesante magari, però sono sicura che almeno una volta nella vita tutti ci abbiamo pensato, cioè come siamo nati tutti torneremo, no? Verso l'altra parte, cioè è una cosa inevitabile, no? Però mi fa pensare il fatto che veramente potrebbe succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro. Molte cose della vita uno non le ha fatte, oppure le ha programmate ma non può farle, perché poi vedete, cioè in 5 giorni non ci sei più. Ed è per questo fatto, ed è per queste persone che, a parte mi viene a piangere, ecco qua, no ti prego non piangere, sono queste cose che mi fanno rivalutare il tutto e dire perché pensare, perché stare ad incavolarsi, perché prendere le cose troppo sul serio. Qual è il senso di vivere? Vi siete mai chiesto? Non c'è un senso, mi verrebbe a dire per amare, per guardare i posti, per potrebbe essere tante cose in realtà, ma non c'è un motivo. È per questo che ognuno deve fare il suo percorso e trovare quel motivo. Non puoi vivere senza uno scopo, capite quello che sto dicendo? Una passione, un obiettivo, traguardo personale. Non devono essere cose giganti, possono anche essere piccole cose, però ci devono essere. Niente, tutto questo mi ha fatto pensare, cioè quando mi ha detto questa cosa mia madre, che è venuta a mancare questa persona, avevo visto fino a qualche giorno fa, mi ha mandata fuori di testa, perché ovviamente lo sappiamo tutti, sono cose che succedono ogni giorno, anche adesso mentre sto parlando, quante persone non ci saranno più. Vederlo su una famiglia, su una persona che conosci, sapere le sue abitudini, le persone che ha lasciato, perché poi ovviamente è più dura per chi rimane che per chi se ne va. Tutto ciò anche per dirvi, passare proprio da un discorso profondissimo ad una cavolata paradossalmente, ma in realtà quasi tutto mi sembra una cavolata paragonato a questo tipo di discorsi. Forse mi rimetterò l'extension, non credo tra poco, ma probabilmente verso l'inverno quando tornerà. Però non voglio metterle lunghe come l'altra volta, cioè usare le stesse l'altra volta ma metterle un po' più corte. Insomma, i capelli a crescere mi stanno crescendo, però mai avuto dei capelli così de merda come sto periodo, cioè fatevelo dire. Vabbè, comunque adesso mi scrosto qua il braccio, non posso neanche farmi la doccia oggi perché quando fai il laser il primo giorno è sconsigliato passare l'acqua, il sapone e tutte le cose, quindi bello schifo. Piccolissimo questo bambino, è vero, di fare la ninna. Sì, Ice invece si è presa il suo momento setto. Dovete sapere che loro non riescono a mangiarne uno insieme. Se lo mangia Amarok, se lo mangia lui. Quando invece lo mangia lei, se lo mangia lei, nessuno si dà fastidio, va bene così. Comunque, ho dovuto rimettere la garza, perché ovviamente adesso andando a dormire avrei fatto un casino. Tanto le garze si sono già ribagnate, risporcate, eccetera. Infatti domani devo andare a ricomprare tutto quanto. La settimana dopo il laser è particolare, in più domani devo andare al canile, volevo andarci a maniche corte perché inizia a fare caldo, ma
ovviamente non ci posso andare perché qua se si infetta tutto è un casino doppio e quindi niente, mi morirò anche di caldo. Metterò la mezza manica sopra una felpa o qualcosa, non lo so. Ma è una gioia, ma è una cosa normale, tranquilla. Comunque ragazzi, detto ciò, io ultimamente ho gli occhi che mi bruciano, ma perché ve l'ho detto che sto leggendo i libri sul telefono, sul Kindle, non ho mai letto così tanto in tutta la mia vita e non riesco a staccarmi, cioè non riesco a fare nient'altro, riesco solo a leggere queste cose, anche oggi in metro mentre andavo a fare il laser, quindi continuo a mettere le goccine per gli occhi. Tra l'altro sì, prima o poi arriverà un aggiornamento dove vi parlo del laser, però prima voglio andare a fare la visita di controllo, così poi vi posso dire bene. Quindi insomma, per oggi mi metterò a leggere qualche altro capitolo e poi mi do, perché mi devo svegliare presto, mi devo svegliare ancora più presto anche per fare tutta la cosa della medicazione. Quindi io vi mando un bacio grande, grazie per essere stati con me anche oggi, speriamo di riuscire a caricare presto questi video e che voi li vediate, e ci vediamo presto.